erano episodi che si verificavano, diciamo, reiteratamente e che essi si stessero verificando poteva apparire evidente. La ragazzina veniva presa da scuola almeno 2 volte alla settimana, quindi alla sua uscita da scuola, anziché trovare i genitori o persone amiche, così come avviene normalmente per i ragazzini che hanno 13 anni, per lei invece vi era ad attenderla dei giovani malviventi. Uno di questi, figlio del capo COSC di Merito Portosalvo, attualmente detenuto, e costoro si presentavano, caricavano la ragazzina e la portavano nei locali a loro disposizione, ove poi consumavano rapporti sessuali. Quindi credo che di vicende di questo tipo, protratte per quasi 2 anni, si siano potute accorgere tutti. La ragazzina purtroppo viveva in un ambiente familiare nel quale forse non le si dedicava particolare attenzione, in quanto i genitori erano separati ed ella pensava di trovare quegli affetti che non aveva in famiglia attraverso questo giovane più grande di lei che le dava quella sicurezza che non aveva diversamente. Una fonte confidenziale ha riferito ai carabinieri in modo generico che si stava consumando da tempo una violenza nei confronti di una ragazzina. I carabinieri hanno sviluppato indagini significative. Dopodiché sono riusciti ad arrivare ai genitori. I genitori sono stati abbastanza, come dire, omertosi in una prima fase, anche per la paura che avevano nei confronti della persona che spiccava in questo gruppo. E poi in procura si è presentato il difensore della famiglia e ha evidenziato che vi era necessità di intervenire. Dopodiché la famiglia ha avuto degli atteggiamenti altalenanti, ma le indagini sono partite e si è arrivato quindi a ricostruire esattamente quello che è avvenuto negli anni passati. Certamente avevano compreso che si verificavano degli orrori nei confronti della figlia, tanto che il padre della ragazza che conosceva anche la famiglia Iamonte ha avuto anche rapporti con loro per rappresentare che non avvenissero più contatti di quel tipo, ma è certo che è come se in questo territorio vi fosse un ritardo costante e una mancanza di sensibilità per quanto riguarda i fatti che si perpetuano, fatti anche gravi, violenti. Passano davanti agli occhi di tutti, nessuno pensa che sono fatti che non bisogna subire, che bisogna interrompere, che è necessario denunciare. Forze dell'ordine, magistratura, sono soggetti per la gente di questi luoghi molto spesso troppo distanti secondo il loro modo di pensare, perché la 'ndrangheta gli sta addosso e hanno oramai, come dire, maturato il senso della soggezione, il senso dell'omertà di coloro che devono tacere perché in questo territorio parlare può comportare gravi conseguenze e preferiscono subire anche fatti gravissimi come questi. Le conferenze stampa non sono null'altro che il momento in cui diciamo alla gente: noi siamo con voi, siamo qui per proteggervi, per garantire la vostra libertà. Riprendetevi la libertà, è un bene fondamentale che la nostra Costituzione ci riconosce. Guai a pensare che non siamo uomini liberi. Fatti come quelli che sono avvenuti in questo territorio, noi li vediamo in territori molto più lontani da noi, in quegli stati in cui la donna è schiava e guardiamo a quei territori come territori in cui non c'è diritto, quasi non vi è uno stato di diritto. Ebbene, purtroppo fatti di questo tipo avvengono anche qui, dove il diritto c'è, ma la gente non ha ancora la consapevolezza di dover tutelare il proprio diritto.